Ciao amici, sono Fabius e benvenuti su questo nuovissimo video della Dark Vanilla. Come vedete oggi è episodio senza cam perché ho deciso di portarvi questa vanilla senza webcam. Anche perché penso che vi concentrate di più almeno sul gioco e non sulla mia bella faccia. A parte gli scherzi, secondo me è meglio portare questa serie senza cam perché la trovo alquanto inutile, diciamo, avere una cam su questo mondo. Perché secondo me Minecraft è bello goderselo in questo modo, no? Quindi oggi episodio molto molto ricco perché andremo a decorare il dentro del castello. Se vi siete persi lo scorso video, tranquilli, ci penso io, lo trovate in descrizione oppure qui in alto a destra. Detto ciò, c'è da trovare un pattern per il mio pavimento, ma io non ho legna. Io lo farei in assi di abete, anche perché ne abbiamo a volontà e qui ancora ce n'è da abbattere un po', quindi diciamo che ci basta. Oggi voglio decorare il castello anche perché voglio fare le cose piano piano su questo vanilla, perché chi fa le cose piano piano va sano e va lontano. E poi voglio che il mio vanilla sia perfetto. È bellissimo, intanto questo lo tolgo perché per ora non voglio alberi in mezzo. Allora, vediamo quanta legna riusciamo ad avere. 64, un pochettino ce l'abbiamo. Ma se io metto questo qui non me lo fa. Perfetto, ottimo, cominciamo bene. Allora, i barili li voglio, però attualmente no. Voglio le slab, le slabettine. Beh, diciamo che io non sono bravo a decorare, però ci provo. Mi sa che il legno non ci basterà mai, però ecco, diciamo che per ora abbiamo questo. Quindi, per non fare una cavolata, piazzo un arboscello qui, un arboscello qui, almeno abbiamo legna a volontà. E in futuro, siccome questa zona è un po' spoglia, qui volevo fare tipo una sorta di stalla, la stalla del castello. Piano piano modificheremo il tutto. Datemi retta che secondo me verrà una figata assurda. Immaginatevi là sopra ad esempio una mia statua. Cioè, immaginate bello una statua della mia faccia, oppure una statua enorme lì sopra. Piano piano. Ok, non puoi dormire quando ci sono i mostri nelle vicinanze. La vera domanda è: dove sono realmente i mostri? Perché questa cosa mi sta spaventando. Io sento mostri, ok, ora posso dormire, però sotto di me secondo me ci sono mostri e questa cosa non mi piace affatto. Abbiamo soltanto un piccolo problema, che abbiamo il soffitto troppo basso, quindi se vado a fare una cosa del genere, diciamo che rompe altamente le scatole, quindi devo optare per un'altra cosa, non si può fare le luci nel soffitto. Allora, ti dirò, una cosa così non mi dispiace, ok? Però invece di mettere il ferro, secondo me è un vero spreco, andrei a mettere quelli in legno. Perché direi che il legno è utilizzabile, diciamo che ce l'abbiamo un pochettino. Per fare quello che voglio fare io comunque richiede davvero tanto e ancora non ho i materiali giusti per farlo, perché il legno ancora deve crescere, quindi diciamo che dovrò aspettare per fare tutte le lampade. Intanto mi porta avanti con queste lampade qui, però ecco, per farlo giro dovrò aspettare un pochettino, anche perché ho già finito tutto e come vedete non posso fare altro. Dobbiamo soltanto decidere un posto dove fare la nostra stanzetta. Allora, siccome so che dovrei fare stanza per stanza, però siccome è un castello unico, noi si vive direttamente nel castello. Quindi io la mia cameretta la farei qua in modo che vedo la porta. Qui è dove ho impostato il mio letto e direi che ci sta, mi piace come è venuto fuori. Anche perché è una cosa strana, ma bella, a me piace. Ora qui vorrei abbellirlo con qualcosa, però ora non ho tanti tappeti. Io vorrei un po' di lana, ce l'ho un po' di lana, sì, però ho le pecore, cioè se non ho la rana ho le pecore, però ecco, non ho ferro con me, quindi andiamo bene. Oh, sento un ragno, speriamo che non venga addosso a me il ragno. Comunque io sento, continuo a sentire animali a tutto andare, ragni, tutto e di più, io non so da dove vengano. Ok, le cesoie ce l'ho, in teoria il blu dovrebbe essere un colorante, ok, va bene, ci sta. E facciamo il tappeto blu, che ne dite? E non finiamo tutti i lapislazzoli perché ci serviranno. Quindi se io faccio così, oh perfetto, il tappeto blu, eccolo. È arrivato il momento che tutti aspettavano. Datemi la vostra lana perché mi serve. Sapete com'è, devo fare un po' di tappeto. E questi li prendo volentieri, sì, perfetto. Il tappeto posso farlo anche rosso. Perfetto, non vi dispiacerà se prendo un po' di questi, vero? Sai, sono comodi. Voi mangiate intanto, almeno io vi prendo la lana, vai, vi sfrutto così a voi. Se pensavi di scappare, non scappi, vieni qua. Devo dire che la visuale dall'alto è molto figa, però devo abbellire qualcosa perché è troppo semplice così il castello. Dovrò mettere qualche foglia nei dintorni, mi sa. Sì, lo farò molto presto, anzi, potrei già farlo subito. Però non è questo il video, secondo me lo abbellirò off camera, mettendogli giusto, voglio far vedere come, un pattern in questo modo qua. Voglio alternarlo un pochettino, voglio mettergli, ecco, un po' di siepe.
ci sta, secondo me ci sta. Sì, piano piano off camera lo farò, promesso. E qua direi di mettere questi armo stand. Saranno degli obiettivi. Qui metteremo quello di più schifoso di rame, com'è. Qui quello di oro, qui quello di ferro, qui di diamante. E infine quello di nederite, che è quello più OP. Quindi piano piano facciamo tutto, promesso. Allora, come sta avvenendo secondo voi per ora? Io qua vorrei mettere tutti gli standardi, però là devo completare quella cosa lì. Però io non ho ferro. Ok, forse la situazione sta sfuggendo un po' di mano. Qua facciamo una cosa del genere. Guardate bello, cioè alzo perché è qua, alzo perché. Diciamo che sono piccole cose che secondo me fanno il suo. E infine mettiamo i muretti in questo modo per decorare il tutto. Guardate figo. Comunque qui mi sa che ho sbagliato. Ah sì, vabbè, dividiamo l'armatura, quella brutta, da quella da quelle più belle, no? Mettiamo l'ultimo qui e sono anche utilizzabili, quindi è questa la cosa bella, diciamo. E voilà, fatto è, ha cominciato anche a piovere, però GG, mi piace, direi che il risultato è molto molto bello. È arrivato il momento di iniziare a mettere le fornaci in casa, anche perché qua prendono l'umido. E qui facciamo la zona delle nostre fornaci, in questo modo qua. Ok, forse ho fatto un pattern che a me piace davvero tanto. Guardate la zona delle fornaci. Ho voluto alternare un pochettino, come vedete. Forse mettere il legno in questo modo è un po' rischioso, però, ehi, se dobbiamo prendere fuoco, prendiamo fuoco per bene, no? E almeno completiamo anche questa parte qua. Quindi facciamo così e luce sia. Facciamo la zona del fabbro, ovvero qua è dove si può utilizzare tutte le nostre risorse per fare delle cose strane. Ecco, direi che così ci sta. Forse questo lo leverei perché non ci azzecca nulla. E io lì ci metterei, sai cosa? Forse un altro taglia pietra ci sta? Ma no, mettiamoci questa, che è quella migliore, ovvero la craft. E ne abbiamo tantissimi di craft, quindi ok. Allora, la craft possiamo metterla lì, mettere un altro taglia pietra. Sì, dai, facciamo così, facciamo un taglia pietra lì, almeno che sono utili, almeno abbiamo la craft e tutto lì. Mettiamo un attimo la catena qui. No, vabbè, stupendo, stupendo questo effetto. E ok, abbiamo creato un altro scomparto qui sopra, però non ci posso mettere nulla, quindi olè, direi bellino, ci sta, mi piace. Qui continuiamo il pattern in questo modo e ormai lo continuiamo per tutto il castello, che dite? Ci sta? Ok, io gli metterei le slab qua in questo modo, in modo che qui le ceste si possono aprire senza alcun problema. Direi che ho abbinato un po' il tutto, qui ho fatto un mini magazzino dove appunto andremo a mettere un bel po' di roba che mi dà abbastanza fastidio, però credo di farlo off camera, quello di modificare il tutto, però ehi, sta prendendo forma, guardate che roba, a me piace davvero davvero tanto. Ora dovrò modificarlo, ma non ho tutti i materiali e non posso farlo tutto adesso, però già è un passo avanti. Qui sopra andrò a mettere altre robe. Ovviamente poi il castello qua sopra non sarà tanto decorato, cioè io farò il possibile per renderlo bellino, però cosa ci posso mettere qua? Scrivetemi nei commenti, ovviamente datemi dei consigli su cosa posso fare, perché diciamo che decorare non è il mio forte, ecco. E un po' di natura direi che ci sta. Andiamo a depositare tutte le foglie che abbiamo raccolto qui, perché direi che decorarli in questo modo, anche se è dentro casa, un po' di foglie ci stanno sempre. Guardate già com'è cambiato ora che gli ho messo qualche foglia dentro. E qui direi di mettere anche una bellissima lanterna, anche perché così è brutto da vedere. Ok, direi già meglio, però diciamo che una è brutta, dovrei metterne una di più. Però che dire, io sto facendo il possibile per renderla più bellina con i materiali che ho. Questo reparto sinceramente non saprei cosa farci. Quindi facciamo per ora un mobiletto in questo modo. Ok, forse ho sbagliato a piazzare il blocco. Dove appunto ci andiamo a mettere una piccola siepe, così. E decidete voi cosa posso fare qua. Però direi che anche con la siepe così non è brutto. Magari potrò mettere il tavolo degli incantesimi, però ci sta. Guardate bellina, dai, rende, dai, non è brutta. E questa è l'entrata del mio castello. Guardate bella, a me piace davvero tanto. Sì, è semplice, però direi che ci sta, non è affatto brutta. E nulla amici, io spero che questa decorazione del castello vi sia piaciuta. In tal caso, se così è stato, lasciate un bel pollicione in su, commentate, iscrivetevi al canale se siete nuovi, attivate la campanella per non perdervi nessun mio fantastico video. Noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Fabio, è tutto, ciao amici, ciao!